cosa è arrivato? Un pacco che aspettavo da veramente tanto, perché finalmente possiamo sentire un audio molto migliore. Allora andiamo ad aprirlo. Prendo un chiodino che c'ho qua, così posso fare così e così. Spacchiamo tutto. L'aspettavo da troppo tempo. Non sto più nella pelle. E si tratta di... ta-da! Nuovo microfono della Rode Wireless Go Compact Wired Microsoft System Rode. Ma buttiamo questo via. Ma direte, perché sono andato a comprarlo? Perché voi non sapete cosa c'è dietro. Io ogni volta che faccio un video mi ritrovo con questo lavalon. Si chiama lavalon questo qua. Praticamente questo qui è così. Eccolo, vedete tutto sto filo? Questo filo arriva direttamente dalla mia pancia, quindi arrivando questa cosa devo stare praticamente collegato alla telecamera, esattamente qua attaccato. È praticamente un filo gigantesco, vedete come è tutto un filo lungo e sinceramente ci sto un pochettino scomodo. Quindi, dato che già due miei amici hanno comprato questo microfono, si tratta di l'uomo di cioccolato e l'uomo di cioccolato, ma c'è qualcosa che non va, si tratta di cuore di cioccolato e l'uomo di casa. Loro due li trovate nel link in descrizione che vi lascerò sotto, quindi andate a vedere i loro video. Uno fa faville con cucina, birra, dolci, salami, fa di tutto, e l'altro ripara mobili, praticamente costruisce tutto ed è un genio anche lui del computer, quindi andateli a seguire. Detto questo, torniamo a noi. Allora, io ce l'ho il mio microfono che mi sta tirando, che devo tirare il filo, ve lo faccio vedere nel momento, eccolo. Questo è quello che mi ritrovo, ma con questo mai più. Andiamolo ad aprire subito perché non sono nella palla. Rompiamo tutto, tanto la scatola non ci serve, quindi andiamo a tirare. Allora, ci ritroviamo subito una custodietta, bellissima custodietta. Qui dentro ci troviamo due spugnette che si applicheranno sopra al microfono. Istruzioni che nessuno leggerà mai. Apriamo e ci troviamo i due microfoni. Li vedete? Adesso ve li faccio vedere un po' meglio. Anche un jack per collegarlo alla camera, quindi anche questo lo mettiamo lì. Quindi andiamo a spinzare questi due. Uno e due. E ci ritroviamo con questi due qui. Allora, il primo che troviamo, come vi ho detto prima, è il microfono, che sarebbe questa parte in alto. C'è la possibilità qui di attaccarci un microfono tipo lavalon, quindi questo si potrà pinzare dietro alla schiena, ai pantaloni, e poterlo utilizzare attraverso questo microfono con il filo, come vi ho fatto vedere. Poi c'è invece l'altro, che mi ha già tolto la pellicola, che l'altro è il ricevente. Questo qui andrà applicato sopra la camera. Vi faccio vedere. Eccolo lì, adesso ce l'abbiamo qui attaccato e andiamo a vedere il loro funzionamento. Allora, per accenderli dietro ci sarà questo pulsante, andiamo a tenere premuto. Ok, si è acceso. Uno è lo stato della batteria, che è questo qua che vedete acceso. L'altro è il collegamento, quindi mettiamolo qui, sempre ci troviamo questa parte dietro, teniamo premuto. Ok, si è acceso, aumenta la barra di ascolto, infatti si sente bene. Allora, poi cosa ci sono, le capre? Allora, facciamo questo test di prova del microfono. Adesso si sentiranno le campane delle capre, che ci sono le capre, infatti se guardi si vede. Adesso io me ne vado laggiù, vediamo fin dove arriva questo microfono. Allora, posso dire di essere a una distanza di, saranno 10 metri,
No, forse sì, 10 metri, dai. La qualità dell'audio sarà sicuramente ottima. Quindi andiamo oltre, spingiamoci ancora oltre. Ok, saranno 15 metri, se non forse 20. L'audio sicuramente è ancora ottimo, perché a quanto abbiamo visto da molte recensioni di questo microfono, si spinge davvero lontano. Ho il fiatone perché mia moglie mi ha detto fai in fretta, corri. Quindi quello che sto cercando di fare. Andiamo più lontano. Ah, vedete? Aspettate che ho un po' di fiatone. Allora, mi vedete dove sono? Sono esattamente qua. Saranno sicuramente 30 metri, se non di più. Io così ad occhio, più o meno, non è che so benissimo le unità di misura, ma più o meno saranno 30 metri. Se mi vedete, guardate quanto sono lontano, ma io sono sicuro che questo prodotto della Rode si spinge ancora oltre. Proviamo. Allora, sto provando a chiamare mia moglie perché, ecco, sta prendendo il telefono proprio adesso. Starà cercando di capire. Lo vedi che si muove da sopra? Il volume. Quindi ancora funziona. Aspetta, si sente o non si sente? Dove c'è la riga blu è arancione, ma arriva su. E allora si sente benissimo perché sono veramente lontano, saranno 40 metri. Allora il bianco è fino alla riga, dopo oltre il bianco c'è l'arancione. Sì, ma vuol dire che mi sente, vuol dire che mi sta Ma fino al sentendo. tronco, lì giù. Vado fino al tronco. Allora, mi vedete dove sono? Adesso cercate di scoprire dove sono. Sicuramente vi avete visto, sono qua! Sto gesticolando, sono vicino al tronco, saranno 45 metri. Andiamo fino a 5. Fino al prossimo tronco e torniamo, perché secondo me sentiamo sempre. Dalla regia cosa si dice? Si sente? Adesso Sì? Una distanza di 50 metri. Ha un raggio di azione davvero ottimo. Adesso io verrò verso di voi e vediamo se il suono migliora o peggiora. Se rimane costante, posso dire che è davvero, davvero incredibile. Ha un audio davvero ottimo, è un audio professionale ed è proprio quello che ci serve. Mamma mia, sto correndo, sto correndo. Guarda cosa si deve fare per le mogli. Cioè le capre mi stanno guardando. Mi stanno guardando e dicono cosa sta facendo? Sta correndo. Ok, andiamo a casa, vediamo le altre opzioni. sentiva, Madonna, c'è una Non ha che registrato. come no? Ok, in questi giorni l'ho potuto provare, ho visto anche la performance della batteria e devo dire che è molto molto capiente. E riesce a tenere la carica di batteria veramente a lungo. Ma infatti abbiamo qui un'entrata per la Type-C, quindi volendo, se siete fuori e non avete possibilità di caricarlo direttamente nella presa, lo mettete nella USB con la Type-C e lui si caricherà benissimo. Quindi adesso io sto parlando con questo microfono. Vorrei fare solo un ultimo test con voi. Io, utilizzando il mio vecchio Lavalloon, questo qui, io ho la possibilità di inserirlo direttamente qui, infatti ha un'entrata jack. Io vorrei fare questo test proprio per capire se l'audio cambia utilizzando questo microfono, perché devo dire la verità, con un aggeggio del genere è molto meno visibile. Quindi questo qui lo andiamo a inserire dietro nella tasca dei pantaloni o dove volete e vi fate passare il cavo all'interno della maglia. È molto più facile da tenere perché questo qui è molto grosso da tenere qui, non è un problema, però se volete praticità, essere più comodi, questo qui fa a caso vostro. Questo qui, fra l'altro, io l'ho pagato veramente poco, tipo un 13 euro. Si chiama Vojopi, varrà veramente poco, però ha davvero un ottimo audio. Quindi andiamo a provare. Ok, cosa dite? L'audio cambia? È cambiato? Lo sentite in maniera differente? Se sì, lo vedremo dopo. Voi lo sapete già, io non lo so perché devo andare a montare il video. Se l'audio è ottimo come prima, allora possiamo tenerlo così e
così da non portarci tutto questo ambaradam, ma che alla fine non è un ambaradam, perché basta pensarlo e siamo a posto. Quindi, detto ciò, io vi invito a iscrivervi al canale e lasciare tanti bei mi piace, condividete questo canale e accendete la campanella, molto importante per vedere i miei video futuri. Quindi io vi lascio tutto in descrizione, il link per acquistare il Rode e il link per acquistare, se volete, questo microfono Lavaloom, veramente una spesa esigua. Quindi ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e